molte famiglie avvengono fatti che cambieranno le relazioni interne ad esse. Io oggi vorrei parlarvi di uno di questi. Molti anni fa mio fratello, di 5 anni più grande di me, fu travolto da un'onda che lo portò lontano. I suoi pensieri e la sua personalità non furono più gli stessi di prima e fu molto difficile comunicare con lui. Da allora la mia famiglia ebbe un trauma e lui un dolore profondo. Molti anni dopo, perciò, ho deciso di capirci di più, capire di più dei problemi della mente, capire di più di queste malattie. E allora mi sono unita a un gruppo di persone interessate e abbiamo formato un'associazione, l'Associazione Progetto Itaca. L'Associazione Progetto Itaca ha come obiettivi il supporto e l'attivazione di progetti che prevengano, che informino e che aiutino le persone con le malattie mentali e anche aiutino le loro famiglie. Allora ci siamo detti, cerchiamo di capirne di più, cerchiamo di capire cosa vuol dire la salute mentale, che entità, che tipo di problemi sono. E ci siamo imbattute in dati estremamente rilevanti. Vi farò vedere solamente uno di questi dati. Spero di non terrorizzarvi. Quando qua parliamo di disturbi mentali, vedo delle mani alzate. Quando parliamo di disturbi mentali, qua parliamo di disturbi più lievi, ansia, quella che ho io adesso, attacchi di panico, fino a malattie conclamate più invalidanti. E allora ci siamo dette, ma come mai, se questi problemi sono così enormi, se i numeri sono così significativi, non se ne parla di più, non se ne sa di più di questi problemi. E abbiamo capito che attorno alla malattia mentale c'è un tappo che si chiama silenzio, stigma. Perché? Perché queste malattie non si vedono come un osso rotto dove si fa una radiografia e immediatamente si vede dove è la frattura e si può ingessare. Sono malattie nascoste, sono malattie che fanno paura, fanno vergogna, perché stiamo parlando di persone diverse, di persone non allineate, sappiamo che le persone diverse fanno paura. Però ci siamo anche detti, cerchiamo di capirci ancora di più. Perché? Perché queste sono malattie e come tutte le malattie vanno affrontate, diagnosticate e curate. Per cui abbiamo cercato, non solo in Italia, ma nel mondo, di capire quali sono i progetti che più sono efficaci per questi tipi di malattie che sappiamo che sono appunto una gamma molto ampia. E ci siamo imbattuti in un progetto bellissimo che si chiama Fountain House. È un progetto che è nato a New York molti anni fa e il suo primo, diciamo, fondatore ha spiegato così il concetto alla base di questa istituzione. Anche la persona che ha un solo mignolo che ancora funziona, cioè la persona che è schiacciata totalmente dalla malattia, ha la possibilità di lavorare su questo mignolo. Noi lavoreremo su quello, noi lavoreremo sulla parte sana della persona, mentre la parte malata viene tenuta fuori e lavora in parallelo ovviamente alla nostra clubhouse, così si chiamano queste istituzioni, con i medici, i professionisti, gli psichiatri. All'interno non c'è giudizio per la persona che sta male, ma viene accompagnata in un percorso che è quello di ritrovare pian piano attraverso delle unità lavorative interne la sua capacità di avere una vita sociale e eventualmente una vita lavorativa. Di queste clubhouse ce n'è moltissime al mondo, più di 300. Qua vedete una pianta dalla Corea fino al Canada, dalla Russia fino all'Argentina. E tutte sono coordinate da Clubhouse International, che è l'agenzia che mantiene uno standard molto alto, mantiene la formazione e controlla con un processo peer-to-peer che queste funzionino nella stessa maniera, con l'attenzione alla persona.
Allora ci siamo detti, ma forse possiamo portarlo anche noi in Italia. E così sono nati dei club Ithaca italiani. Qua vedete delle foto di Milano e di Roma, e nei momenti sia di unità lavorative, di cucina e di giardinaggio, e altri invece momenti più sociali. Allora abbiamo capito che per superare il silenzio bisogna parlarne. Per cui ci siamo informati e abbiamo cominciato svariati altri progetti. Progetti di formazione, sia specifici che generali, progetti di autoaiuto, importantissimo perché le persone che non stanno bene e che hanno una difficoltà, una paralisi proprio anche nell'agire, nel poter parlare con gli altri, possono parlare con degli altri. Abbiamo fatto un numero verde e abbiamo fatto appunto queste clubhouse. Io ne ho viste moltissime in giro per il mondo. Ho visto un ragazzo, per esempio, che raccontava: io ho cominciato a scivolare piano piano verso l'isolamento. Pensavo che gli altri, che i dottori, che gli amici, che i parenti fossero i malati. Invece il malato ero io. E questo l'ho capito solamente quando sono entrato nella clubhouse ed è ricominciato il mio percorso di attivare, diciamo, le mie capacità. Un'altra ragazza invece giovane, una ragazza che voleva fare la ballerina. E lei diceva: io avevo un dolore molto profondo dentro di me e piangevo tutto il giorno, mi chiudevo in bagno per piangere. La decisione più importante della mia vita è stata entrare in una clubhouse. Oggi ho un piccolo appartamento e un piccolo lavoro e degli amici. Questo vuol dire che è tornata ad una vita di serenità, di positività rispetto a quello che era prima. Tra gli altri progetti abbiamo, come ho detto prima, la famiglia è un asse centrale, perché attorno alla famiglia è il primo anello attorno a cui tutte le persone che stanno male si appoggiano, è quella che viene scardinata, diciamo, da queste malattie. Abbiamo fatto un bellissimo programma che si chiama Family to Family, famiglia a famiglia, un programma che insegna ai familiari cos'è la malattia sociale, la malattia mentale, il rispetto per la malattia, il rispetto per il malato, capire se non vogliono prendere le medicine, quali possono essere le strategie che aiutano affinché il malato possa prendere in mano la sua vita e diciamo andare avanti nel processo di cura. Poi ci siamo imbattuti in un altro, diciamo, in un'altra realtà che ci ha molto spaventato. C'è un enorme gap, c'è un buco tra il momento in cui queste malattie sorgono in maniera spesso molto nascosta e poco visibile, al momento in cui viene fatta la diagnosi e la cura, come vedete tra gli 8 e i 10 anni. 8 e 10 anni sono un periodo infinito. Voi provate a pensare ai tumori oggi. Lasciare un tumore per 8-10 anni senza curarlo è impensabile. Però alcuni anni fa, 10-15 anni fa, non di più, non si parlava neppure del cancro, del tumore. Era, si diceva, il brutto male, che cosa ha? Una malattia che non si può neanche nominare. Ecco, noi vorremmo arrivare a che le nostre malattie siano affrontate, si possa sciogliere questa paura, si possa sciogliere questo silenzio, che possano venire affrontate come oggi è stato il cancro. Naturalmente sono processi di guarigione. Dal cancro si guarisce, si previene, dalla diabete si guarisce, si previene, si convive molto bene, molta gente convive con queste malattie, lo può dire, anzi c'è molta empatia verso queste malattie, verso le nostre, assolutamente no. Poche settimane fa siamo state a un congresso a Bolzano dove è stato molto interessante vedere una diapositiva di un grande ricercatore, forse il primo padre della riabilitazione. Ecco, qua parlando di forse della malattia più grave, più invasiva, della schizofrenia, lui dice che il numero di pazienti che riprendono la loro vita, che migliorano sostanzialmente la qualità di vita, e lui lo fa con dei dati scientifici molto forti, sono tra il 40 e il 70% dei casi. Noi stessi della nostra associazione siamo rimasti stupiti di questo numero, perché è un numero molto alto, per cui
parlarne è importante e bisogna andare avanti. In questa linea, diciamo, il progetto Itaca ha fatto il suo slogan. Parlare è il primo passo per uscirne, magari qualcuno di voi l'ha visto alla televisione. E poi abbiamo fatto uno spot abbastanza provocatorio che si chiama Un minuto di rumore. Un minuto di rumore, con un'agenzia che ci ha aiutato a metterlo insieme, è stato una giornata, il 10 di ottobre, che è la giornata della salute mentale in tutto il mondo. Siamo andati in giro per Milano facendo rumore con campanelline, con palloncini e devo dire che è stato molto bello perché tutto il web ci ha ritornato dei video che poi sono stati montati, anzi abbiamo già vinto un premio con questo video, di ragazzi che scendevano le scale battendo su delle bottiglie d'acqua che si rompevano, di altri che in ufficio battevano con la calcolatrice, di tutto, è tornato e hanno montato un bellissimo video che però è troppo lungo qua oggi per farvelo vedere, per cui vi farò invece vedere un attimo quello che è successo per strada a Milano ed è invece un video molto amatoriale nostro. Fermare le persone, dare un palloncino e uno spillo e dire che se hanno un minuto, pazienza, fanno un minuto di rumore nella giornata mondiale della salute mentale. Va bene. Fai vedere la maglietta. Ah, è la giornata mondiale della salute mentale, 10 di ottobre, il progetto Itaca che organizza flash mob in tutta Milano. Pallottino sopra la testa, avete lo spillo, al mio tre si scoppia tutti insieme. Uno, due, tre! Ciao ragazzi, meraviglioso! C'era anche della musica, c'era anche qualcosa di meno rumoroso, però devo dire che è stato un grande ritorno anche per noi di accompagnamento, mentre non di paura, ma di accompagnamento. Oggi il progetto Itaca è in 5 città italiane, abbiamo tantissime persone che ci vogliono aiutare, appunto non siamo più da soli, siamo riusciti un pochettino a sciogliere questa paura. E io vorrei che, sono qua sul palco proprio per chiedervi di aiutarci a far sì che mai più nessuna persona che ha una malattia mentale o un suo familiare debbano vergognarsi di soffrire di queste malattie e vi voglio invitare a raggiungere il nostro grande e piccolo esercito rumoroso di Itaca con il cuore per la mente. Grazie.